Grazie, dottore, io la ringrazio veramente. Dammi un bacio, per favore. Allora, a chi tocca? A me. Per piacere, ragazzi, chi stava seduto? Chi stava in piedi rimane in piedi, non stanno le sedie. Allora, tutti, chi è che vi ha detto di venire oggi? Io, te. Non si può dire niente. E non si può mai scherzare in questo ambulatorio, non ho capito. Ma forse tutti oggi avete prenotato? La ricetta, una a una faremo tutti. Allora, vedete che io sto proprio indaffarato proprio perché non lascio manco gli attrezzi. Che... Allora, a casa, c'è una cosa. Viene, chiudo gli occhi, non vedo. A casa, chi capta, tu chi sta? Calma, facciamo subito, tanto. Per favore, sta parlando signora. Senta, ma il dottore sta, lei l'elettricista? L'elettricista? Sono il cardiologo. Ah, lei il cardiologo? Ma io con lei devo parlare. Io devo prenotare una visita urgentissima per mio marito che soffre di cuore stamattina. Siamo capiti, ci si è resa conto pure lei con i suoi occhi della situazione nevralgica. Lo so, però io mi rendo conto della mia situazione, che tengo a casa, che è un macello. Che Angolo, non è che stiamo giocando qua. Vedi la maradona. Lo so, però io devo prenotare. Per chi? Per mio marito che sta male di cuore, soffre. Che deve prenotare? Anzi, urgente, più presto possibile. Quando è tra due mesi, se passa tra due mesi, facciamo la. Tra due mesi? Cioè, lo porto tra due mesi? Sì. E se nel frattempo muore? E devi disdire. Dai, capito, fa la spesa. Sì, adesso. Allora. Aspetta, è arrivato. Ciao. Ok. C'è un disordine qui, veramente, che se non metto io ordine, gli altri non se ne fregano niente, però. Sì, ma questo non sono problemi, dottore. Io sto pensando francamente al suicidio. Io non ce la faccio più. Perché? Qual è il problema? C'è un pensiero che mi ossessiona. Da quando mi alzo la mattina, mi accompagno tutta la giornata e me ne vado a letto con quest'idea, un'ansia, una cosa, non riesco a mangiare. Cioè? Qual è il pensiero che la tormenta? Io ho come l'impressione di essere proprio brutto, orrendo, ributtante, schifoso. Per piacere, fate qualche cosa. Allora, facciamo la vista. Si metta sul lettino, però per piacere si mette di pancia in giù, eh. Che scusa, non posso vedere. Come sarebbe di pancia in giù? Che è stato disgraziato, tu non vieni dopo aver aiuto così, di pancia in giù. Ti vuol dire, cosa dovete fare? No, è bellissimo, guarda. Mm-hmm. Incredibile, l'aereo è stupendo. Guarda laggiù. Sembrano formiche. Formiche, e quelle sono formiche, mica siamo partiti. Eccoci qua, figliola. Ci faccio freddo? Sì, è vero, molto freddo. Quando vado in palestra la mattina, fate bene, mente sana in corpore sano. Stava di soddisfatti. Bene, in questo giorno così importante per tutti noi, o noi? Noi si dice noi. Sì. Tutti noi. E che peccato hai fatto, figliola? Forza. Padre, io. Sì. Io? Beh. Io. Ho fatto l'amore con un prete. Santo, con un prete, una cosa che non si può sentire. Un uomo di Dio, un prete. E come è successo? Senza parole. Con un prete. Un prete. Ma è di questa parrocchia? No, padre, di un'altra parrocchia. Comunque, figliuola, la tua parrocchia è questa. Te lo presenta almeno che. Adesso alle due devo scappare. Puccio, dimmelo, perché c'era? Che dovevo dire? Non lo so, un segreto non lo può pure avere. Ma che segreto? Dai, dimmelo, perché tutto questo mistero intorno al tuo lavoro? Mi dici che lavoro fai? Vabbè, te lo dico, lavoro al circo. Veramente? Sì.
Al circo? Sì, al circo. Mo scommetto che pur tu, diciamo, no, io con gli artisti non voglio avere a che fare. Ma sei matto? No, no. Ah, e vabbè, che fai al circo? Io? Mo mi vedi così, non sei? Il trapezista! Sì, con la tutti, quando metto la tutti, mi chiamano Moragno a me. Sono andato da una parte all'altra. Il trapezista. Sì. Vabbè, e toglimi la curiosità. Si guadagna? Si guadagna, diciamo. Per arrivare alla fine del mese devo fare i salti mortali. Mi trovo bene. Mi ne vedo da tutti. Il finestrino deve stare chiuso perché io mi prendo un colpo d'aria. Il finestrino deve stare aperto perché io non respiro e muoio. Se mi arriva un colpo d'aria io mi prendo una broncopolmonite e io muoio. Signore, non lo so con chi chiami, il finestrino deve stare aperto perché io sto soffocando e muoio. Senta, lei può fare quello che vuole, ma se il finestrino non sta chiuso, mo succede il macello perché io non ho nessuna intenzione di morire. E se quello sta aperto io prendo una polmonite, io muoio. Signore, io sono capace di partire di tuzzo, il finestrino deve stare aperto, ho bisogno di aria, perché se non respiro, io muoio. Senti, signor, a me, allora, me ne frega del tuzzo, io muoio, se sta aperto devo chiudere. Scusate, scusa, mo basta, facciamo una cosa, lasciamo aperti i finestrini, così muori tu di polmonite. Poi lo chiudiamo e muori tu di gastrofobia. Oh, e c'è cosa, ci puoi stare tranquilli. Faccio bene che i treni non li piglio mai. Io tenevo la bicicletta con la circolazione scaduta, sono con la bicicletta, ragazzi. Ma come ho, mia moglie, vado in giro con la disgraziata. La vita, sei sciopero, e perché io mi trovo qua. Ragazzi, me ne sei morito in silenzio, cugino. Oh, ti vedo troppo preoccupato. Preoccupato? Beh, preoccupatissimo. Perché? Mio figlio ha preso l'AIDS. Ti preoccupi. Mio figlio ha preso l'ultimo tipo della BMW. Ma senti a me, finché sono giovani, lasciamoli correre questi ragazzi. In tutto l'albergo e tu stai qua. E che ci fai qua con gli occhi chiusi? Ci faccio? Sto guardando come sono mentre dormo. Ci fa golone. Come metti di me? No, Daxi, non mi metti anch'io, Daxi. No, non ti dona. Così ti dici di più. Lo acervo, ma quel fatto della pelliccia, tua moglie, che avevate paura di comprarla? No, l'ho comprata. Sì, basta che fai l'assicurazione contro il furto della pelliccia e passa la paura, sin da me. No, mia moglie ha un cliente ancora più intelligente. Sì, e cioè? Ha assunto un detective che si occupa 24 ore al giorno di controllare la pelliccia. E funziona? Oh, devi vedere come funziona. Questo è bravissimo. Tu vai un bel guagnolo alto, bello. Tu pensi che è così bravo che io ieri sera sono rientrato a casa e l'ho trovato praticamente chiuso nell'armadio a controllare la pelliccia. Nell'armadio a controllare la pelliccia? Ah. Scusa, nell'armadio non faceva caldo. E vuoi che fa caldo? Per questo lui stava nudo dentro e non esce. Era nudo. Franco, la crisi fa sentire, niente. Diamo con le arance, diamo. Sono buone, sono belle, chiedetelo alle vostre sorelle, diamo con le arance, diamo con le arance, forza con le arance, le arance? Le arance, vai! Oh, ma sono dolci? Sono dolci, se erano dolci dicevo dolci, sono arance, quella pasticceria, diamo con le arance!